Da oggi a Cava dei Tirreni non si nasce più, la stessa cosa a Mercato San Severino. È la rivoluzione voluta dal direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Per risolvere i problemi legati alle nuove norme sui turni degli operatori sanitari e sulla stretta economica, Vincenzo Viggiani ha accorpato diversi reparti degli ospedali che fanno parte dell'azienda di San Leonardo. Il piano, che non sembra aver convinto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha praticamente cancellato i reparti di ostetricia e ginecologia degli ospedali di Cava dei Tirreni e di Mercato San Severino. In estremis è stato salvato il reparto di ortopedia di Cava con un servizio di radiologia operativo per 12 ore e con la reperibilità notturna. Restano aperte le divisioni di cardiologia a Castiglione di Ravello e di dialisi a Mercato San Severino. Il trasferimento a Salerno di ginecologia e ostetricia comporterà un sovraccarico di circa 800 parti l'anno, 500 provenienti dalla Valle dell'Irno e 300 dalla Valle Metelliana. Non sarà un problema di personale dunque, ma di sale operatorie che sono rimaste le stesse. Lo ha ribadito Mario Polichetti, ginecologo in servizio al San Leonardo e rappresentante del sindacato autonomo dei professionisti della medicina. Secondo il medico, il piano di riordino varato da Viggiani è un vero e proprio sfascio. È come se in una pizzeria, ha detto il ginecologo, che ha solo due tavoli, si vogliono far mangiare 50 persone. Il riferimento ovviamente è alle sale operatorie, che sono rimaste le stesse, mentre i parti ed altre evenienze legate alla ginecologia aumenteranno notevolmente, mentre sono accresciute le figure professionali provenienti dagli altri due ospedali, tanto da far dire a Polichetti: siamo più medici che pazienti. Lo stesso Polichetti ha sottolineato che in fase di consultazione queste preoccupazioni erano state illustrate al direttore generale, ma non sono state accolte, così come non sono state ascoltate le vibranti proteste dei cittadini che sono scesi in piazza per difendere in particolare l'ospedale di Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni. L'altro giorno davanti all'ospedale c'è stato un ennesimo sit-in organizzato dal Comitato in difesa del diritto alla salute. È stato un presidio per informare quante più persone possibili sulle sorti del nosocomio metelliano e per mettere a punto le prossime mosse in vista della nuova protesta. Anche la politica si muove. Domani l'onorevole Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, terrà una conferenza stampa al municipio di Cava, durante la quale illustrerà la sua controproposta al piano voluto da Viggiani.